dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Ma niente, Manuela Arcuri ci va benissimo così, eppure la nostra attrice dalle forme più curvacee in un'intervista a Vero rivela che anche lei da piccola ha dovuto fare i conti con quella che lei stessa chiama protuberanza sul davanti. A scuola mi chiamavano tettona, ricorda Manuela, ma poi alla fine proprio quella protuberanza è stato uno dei fattori del mio successo. Che vi devo dire? Speriamo bene, io incrocio le dita. Il successo ha una forma? Beh, per Manuela Arcuri ne ha due. Basta ricordare i suoi tempo. Era la moglie di Cristian De Simonio, mentre in Bagnomaria, l'esordio di Giorgio Panariello alla regia, era la mitica Bombolona, un décolleté che dava la scossa a tutta Viareggio. Senti Simone, abbiamo due grossi problemi. No, te tu hai due grossi problemi. Da brava Capricorno, Manuela da bambina era chiusa e un po' timida. Poi la carriera da modella, i primi film, infine talento, bellezza e sensualità le hanno aperto una carriera che oggi è al top. Oltre a studiare l'inglese in attesa di una chiamata ad Hollywood, adesso Manuela sogna un musical e cerca l'amore, ma non sullo schermo, quello vero.